Buongiorno, oggi parleremo di emergenza Covid. Abbiamo con noi il dottor Marco Filippone, dirigente medico di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Casale Monferrato. Buongiorno. Buongiorno Patrizia. La struttura sanitaria dove lavora, come si è attivata nell'emergenza Covid? Allora, la struttura sanitaria dove lavoro io, che è l'ospedale di Casale, ma che fa parte comunque di una serie di ospedali dell'ASL Alessandria, devo dire la verità, in questa ulteriore ondata di Covid si è attivata molto bene. Rispetto alla prima ondata, quella dell'anno scorso, che ci aveva trovati impreparati, ma aveva trovato impreparati probabilmente molti ospedali della Lombardia e dell'Italia. Quest'anno invece, con l'aumento dei posti Covid e soprattutto con l'ampliamento dei reparti che potevano ospitare pazienti Covid e con l'aumento di numero nelle rianimazioni, siamo riusciti a soddisfare le esigenze di questi ammalati. Certo, è stato un lavoro importante dal punto di vista psicologico e anche fisico, sia per noi che per tutti gli altri addetti alla salute. Ora, come sarà il futuro non lo sappiamo, però facendo leva su una vaccinazione di massa e facendo leva anche sui dispositivi individuali come le mascherine o anche lo stesso lavarsi le mani, secondo me la situazione potrebbe migliorare. Grazie dottore per questo intervento. Io ringrazio voi, sono stato contento di poter intervenire in questa piccola intervista e spero di aver dato il mio contributo. Grazie. Prego. Ringraziamo tutti per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima.